Allora, siamo con Nino Frassica a presentazione della 13esima stagione di Don Matteo. 22 anni, una lunghissima storia d'amore. Avresti mai pensato che sarebbe durata così tanto? Ma io, guarda, quando all'inizio abbiamo iniziato pensavo questa serie durerà 20 giorni, poi invece è durata 22 anni e c'è una bella differenza tra 22 anni e 20 giorni, quindi è stata una bella soddisfazione. Qui abbiamo esposta una piccola mostra dei cimeli di Don Matteo, c'è anche la sceneggiatura del primo episodio. Ti ricordi cosa hai pensato quando te l'hanno dato, cioè quando hai letto quella sceneggiatura? Io quando ho letto la sceneggiatura mi sono messo a piangere subito, perché sono commosso, perché ho detto quanta bontà c'è in questo prete, e questo è una cosa che noi mandiamo agli italiani, un messaggio che mandiamo agli italiani. E quindi questo, ricordo questo, avere pianto dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18:30. Allora, negli ultimi anni, specie i fan storici di Don Matteo, ci sono rimasti un po' male perché gli sceneggiatori sono stati un po' cattivelli col maresciallo Cecchini. Avremo delle gioie in questa nuova stagione, un po' di gioie sentimentali quanto me? Ma c'è qualche cambiamento, c'è nelle prime tre serie, nelle prime tre puntate di questa 13esima serie, io sono innamorato della madre della capitana, e quindi ci sarà. Dalla quarta ho pensato così un momento di cambiare sesso, il maresciallo, e vuole andare. Nella quinta cambio idea di nuovo e ritorno a essere, diciamo, maschio normale, e fino alla fine sarò innamorato di questa donna. Terence ha dato l'addio al set di Don Matteo. Quanto è stata dura salutarlo, e cosa, magari un aneddoto di quello che vi siete detti? Io devo dire la verità, io non ci ho creduto quando hanno detto adesso finisce. Fate dai Terence, non scherzare, dai, burlone, fai le burle, dico sta scherzando. Poi dopo ho visto arrivare Raul Bove, dai Raul, ti sei messo d'accordo con Terence senza scherzare. Poi io ho capito che veramente aveva lasciato quasi l'ultima settimana che abbiamo girato, un mese fa. Ecco, si dice che ad esempio il commissario Montalbano, Luca Zingaretti, ha detto basta, quindi non si fanno altri commissari Montalbano. Secondo te invece può esistere Don Matteo senza Terence Hill, cioè anche nel futuro? Don Matteo senza Terence Hill non può esistere, può esistere la serie inserendo un nuovo prete. Infatti Raul Bova interpreta il prete, si chiama Don Massimo, quindi può continuare la storia ma senza di lui, naturalmente. Però chi vedrà la 13esima serie scoprirà che forse, non è detto, ma potrebbe tornare, perché Terence, quando muore un personaggio è difficile che risuscita, sono pochi casi, dalla di Lazzaro c'è stato e altri pochi casi, ma siccome è vivo non è detto che non torni. Anche in passato, in una stagione, mi ricordo da fan che Terence era partito per fare il missionario Don Matteo, però poi l'anno dopo è tornato, quindi questo può far pensare, prevedere un suo ritorno. Questo non si può dire, resterà un segreto per i telespettatori.